Ecco Cody che guarda qualcosa di pasticceria. Voilà, tantissime sfogliatine. E quel che resta di uno strudel con banane, noci e Nutella. Ma non sarà la ricetta che diamo oggi. Voilà, un bel primo piano su Cody, che è un gran bel cagnone. Oggi diamo la ricetta del cioccolatissimo alla menta, volgarmente noto come tortino dal cuore morbido. Questa che hai in mano, Vittorio, è una sfogliatina con pasta sfoglia fatta in casa ed è una delizia. Ci va sopra un fiocco di crema pasticcera o di crema leggera e poi, visto che ci siamo, siamo alle Baite di Pra in Val di Borzago, in Trentino, una bella salsa ai mirtilli. Il cioccolatissimo, il tortino dal cuore morbido, è stato inventato da Giancarlo Calciolari a Parigi nel 1992 e in questo video è la voce fuori campo. La ricetta sarà fatta da Vittorio Casagranda. Moltissimi dopo l'invenzione del cioccolatissimo hanno provato a farlo col cioccolato bianco. E pur essendo buono, insomma, il risultato estetico non è dei migliori ed ecco perché la variante dell'inventore è con la menta. Ovviamente con la menta con il color verde, come in natura non è, ma non è nemmeno o bianco cristallino lo sciroppo alla menta. Altre varianti molto buone, una è stata con il cioccolato all'arancia. Apriamo gli stampini d'alluminio per il cioccolatissimo alla menta. Verranno spruzzati di olio spray, a casa si può fare con del burro fuso e poi spolverati di farina. Questo permette in cottura poi di avere un effetto un po' a palloncino e non semplicemente che cresce il bordo lasciando il buco di un piccolo vulcano. Mettiamo l'olio spray bene su tutti gli stampini. La ricetta è per circa 40 stampini, poi in coda al video verrà data la ricetta per 8 persone, insomma, invitate qualche amico e qualche amica. Mettiamo la farina nel primo stampino e poi lo ruotiamo dentro un altro stampino in modo che la farina vada dall'altra parte. Sbattiamo leggermente sullo stesso stampino e poi fuori per togliere l'eccesso. Voilà, e così vengono fatti tutti gli stampini. Ecco la velatura leggera leggera di farina sugli stampini. Facciamo un ritratto di una mucca. E di un'altra. Più bianca del cioccolatissimo. Incominciamo a mettere gli stampini su griglia. È uno dei dettagli trascurati in certe ricette del cioccolatissimo, dove si vede che vengono cotti su una teglia da forno, invece il fuoco deve arrivare da tutte le parti per avere il massimo del cuore fondente. Abbiamo fatto le due griglie con i 40 stampini e questa è la prima cosa da fare. Adesso si passa all'esecuzione della ricetta. Mescoliamo lo zucchero e la farina assieme, che il lavoro diviene più semplice poi da sbattere assieme alle uova intere e ai tuorli d'uovo. Mescoliamo allora lo zucchero e la farina nelle uova. Si può mettere tutto in un colpo solo e si frusta sino ad avere un composto omogeneo.
mettiamo lo sciroppo alla menta, l'uno e l'altro, quello verde per il colore e quello che abbiamo fatto noi per un risultato più profumato. Mescoliamo bene senza sbattere. Siccome il cuore, per essere fondente, non è cotto, rimane come in un roast beef non cotto, questo sarà il colore del prodotto finale al cuore. Adesso prendiamo il burro e lo mettiamo a fondere a microonde circa 2 minuti e poi incorporiamo il cioccolato bianco, allora copriamo con pellicola trasparente e portiamo a fondere bene entrambi i due ingredienti. Mettiamo il cioccolato bianco nel burro fuso. Copriamo di pellicola trasparente. Mescoliamo un po' e andiamo nuovamente al microonde a fonderlo. Ovviamente si può fondere entrambi gli ingredienti a bagnomaria, ma che l'acqua, insomma, non sia bollente, ma sia attorno ai 70-80 gradi massimo. Mescoliamo bene il cioccolato bianco nel burro. È ben mescolato, adesso copriamo. Adesso non completiamo l'operazione che ho detto perché in effetti è il momento di preriscaldare il forno a 250 gradi, mentre la ricetta che abbiamo dato all'inizio, per via che tutti erano principianti, è di circa 7-8 minuti a 200 gradi. Qui cuociamo invece per 4 minuti a 250. Accendiamo il forno a 250 esatti. Rimettiamo il burro e il cioccolato bianco al microonde per portarlo a una temperatura più elevata che facilita il versamento e il riempimento degli stampini. Togliamo la pellicola dal cioccolato bianco e burro. Mescoliamo un po' per sicurezza il cioccolato bianco e burro e incorporiamo un po' di apparecchio alla menta. Se i contenitori lo permettono, sarebbe sempre da mettere le uova nel cioccolato e non l'inverso, altrimenti si rischia, se non si mescola bene, un piccolo effetto omelette, mentre invece incorporando le uova nel cioccolato il composto viene liscio. Versiamo il cioccolato bianco con la prima parte di uova nelle uova con lo sciroppo alla menta, la farina, lo zucchero e mescoliamo sino ad avere il composto omogeneo. Che bello! Lasciamo anche l'esclamazione del giovane Vittorio, che bello, perché in effetti è un gran bel colore nel momento che si mescola. Togliamo la frusta e diamo un giro anche con la spatola da pasticceria, in modo che non ci siano residui di cioccolato che non si è mescolato con le uova o viceversa. Raschiamo bene le pareti e anche il fondo. Eccoci dove abbiamo il forno e versiamo tutto il preparato nella caraffa in modo di versare efficacemente negli stampini.
con un mestolino ci si impiegherebbe un tempo infinito. Il problema per i matematici. Versiamo negli stampini. È l'operazione più delicata. Non avere paura che qualche filo di preparato va a spasso tra uno stampino e l'altro. Una volta cotto si può togliere senza problemi. L'operazione deve essere fatta con una certa velocità, perché qualora il preparato si raffreddasse diventa molto più complicato riempire gli stampini. Ed ecco l'ultimo. In effetti era un po' di tempo che non facevamo questa ricetta e ne sono usciti 36 con le dosi che abbiamo dato, e così sarà in coda il video. Inforniamo subito. E verificheremo anche la cottura, ogni volta va verificata, soprattutto a 250 gradi. Se se ne cuocessero 80 si va verso un minuto in più di cottura, il prodotto è più fluido e forse richiederà per fare la crosticina un po' più di tempo. Controllare 4 minuti esatti al vostro orologio, si può anche impiegare un timer. E dopo 4 minuti si è fatto un palloncino parziale, non è mai completo perché il cuore non lo sopporta a piena cottura. Si verifica che se il forno è esatto, si toglie. Sforniamo i cioccolatissimi alla menta, che in effetti abbiamo cotto per 4 minuti a 250 e 2 minuti a 200, perché l'impasto ha un'altra struttura rispetto a quello di cioccolato fondente. Mettiamo il cioccolatissimo a contatto col piatto, lo rovesciamo e questo è il risultato indiretto, perché è nell'altra posizione che andrà, mettendo un ulteriore piatto sopra. Apriamo con un altro piatto e con gran cura rovesciamo tenendo la distanza. Questa è la tecnica per tenerlo in piedi. Poi è chiaro che la bellezza è quando si rompe e quindi verrà spolverato di zucchero velo. Adesso facciamo l'operazione delicata per metterlo nella stessa posizione in cui viene cotto. Mettiamo quindi lo stampino in mano e poi sovrapponiamo con il piatto. Voilà, giriamo con cura e il tortino deve riuscire integro, intero. Adesso lo spolveriamo di zucchero velo e risolviamo il famoso problema estetico. Ma quello che vince è il cuore fondente. Adesso prendiamo un cucchiaino e lo apriamo. Buon appetito. È anche semplice lasciare raffreddare completamente i cioccolatissimi alla menta, poi sformarli e riscaldarli al microonde, riportare il cuore fondente al microonde. L'operazione è molto più semplice, ma non sarà un lago di delizia come questa.
dalle baite di Pra in Val di Borzago, in comune di Spiazzo, Trento, Vittorio Casagrande e Giancarlo Cacciolari vi salutano con questa ricetta del cioccolatissimo alla menta che abbiamo assaggiato per voi, ricetta in esclusiva per Liberi.tv. Alla prossima, ciao! Ciao.